Mano nella mano. Studiamo le ultime dichiarazioni appunto di Cesco, perché io tra l'altro questa è storica. Sono dei raffronti. Però quello che non riesco a capire. Se due persone, scusa Antonello, questa è una cosa importante. Se due persone dichiarano di stare tutte e due nello stesso luogo, si stanno trovando degli alibi a vicenda, perché lì dentro, secondo me, non c'era nessuno, ma non c'era nemmeno il corpo di Moana e non c'era manco Moana, perché nessuno l'ha vista. Cioè, pure questo medico, questo luminare, François Bissuel, che ha firmato il certificato di morte, come se, il quale è un luminare internazionale, è come se tu vai per far certificare la morte di qualcuno da Fernando Aiuti. Ma dove si è visto? Guarda caso, proprio questo François Bissuel, 10 giorni dopo la cosiddetta scomparsa di Moana, parte e se ne va a Parigi, in un ospedale francese. Dopodiché dove va? Va al Fleming, all'hotel Fleming, che non è un hotel ma un ospedale di ricerca di Saint-Martin nelle isole francesi, dove oggi fa ricerca sulla ipotermia controllata, che è una forma avanzata della ibernazione, e che mi porta a pensare che questo qui abbia portato piano piano, abbia creato un percorso tale che, pur costoso, l'abbia attuato, se lo attua anche per altri. Non solo, ma siccome allora non era come oggi l'ibernazione o la ipotermia controllata, oggi costa intorno a 120.000 dollari, allora costava intorno a $1 milione. Guarda caso Moana ritira presso il Banco Ambrosiano di via Gregorio VII qualcosa come $2,800,000,000 e si riporta, come anche qui, no? Come quanto è successo questo? 20 giorni prima della presunta morte, quindi intorno al 25. E poi questa denuncia famosa dai carabinieri per lo smarrimento è stata fatta due mesi dopo, da Moana, però riconosciuta. Lì sta scritto Moana, come sta scritto Moana, il mutuo preso dopo 9 mesi. Ma qui c'è pure un'altra cosa. Parlando ieri con Nicolino Matera, sarebbe il vero impresario di Moana, perché lo zio è un parente di quelli di FM Video. Che cosa fa Nicolino Matera? Nicolino Matera, quindi anche qui spezza un'altra lancia su altre, aveva dato qualcosa come un mese prima qualcosa come 500 milioni in prestito a Moana. Ma tutti questi soldi dove sono andati a finire? I soldi degli appartamenti. Di Cesco dice di aver avuto soltanto 60 milioni. Ma qui qualcosa non va. Cioè da quello che vedo, hai ventilato un po' l'ipotesi di un'eventuale anche ibernazione. Io ho ipotizzato questo perché, guarda caso, è come quando dici quel bambino non si ritrova. Ma perché quello che non si ritrova dove può stare? Dallo zio? Questo è un grosso rompicapo, effettivamente. Come cominciamo anche a parlare del mutuo dopo 9 mesi, anche la stessa denuncia ai carabinieri. Ma una Moana Pozzi che va in giro, alla fine viene anche riconosciuta da qualcuno l'avrà vista sta benedetta donna. Ma secondo te, se Moana avesse fatto una cosa del genere, secondo te avrebbe anche mantenuto le stesse sembianze? Ma secondo me, se qui ti faccio vedere, ecco, questi documenti, mi dispiace che i nostri... Perciò sarebbe stata una scelta di Moana questa. Ma come no? Che i nostri... Cioè, quello che sostieni tu è questo, non è per questo c'è questo mistero. Che i nostri radioascoltatori non possono vedere. Tu immagina, dopo la cosiddetta scomparsa, ci sono stati ben 25-30 movimenti presso l'ufficio immobiliare di Roma. Atto travvivi? Sì, come atto travvivi. Quindi, non so, cedevano l'appartamento di Moana... Chi lo cedeva? 2 persone vive, no? Quindi chi era questa persona viva? Chi era Moana? O qualcuno l'ha uccisa veramente a sto punto, e poi dopo ne ha lucrato, come nel fatto specifico di Cesco. Per me è qualcosa di aberrante, è di riprovevole, di una persona che dice di avere operato l'eutanasia quando, dopo averne lucrato l'eredità di quest'uomo, che moralmente ineccepibile. Ci dicono che spesso litigavano, che spesso lo trovavano sullo zerbino di casa, di questo personaggio che appena Moana scompare, si ritrova con la sorella e va a vivere con lei. Ma qualcosa non quadra. Io certo. non accuso nessuno, ma loro debbono dare a noi l'opportunità di verificare gli atti su Moana. Certo, perché da quello che stavo vedendo, dalle prove documentali, tu tra l'altro hai costruito un castello proprio probatorio, sì, perché che no, dimostra proprio più che castello, i documenti che sono la non morte, cioè sì. Dai documenti sembrerebbe che una Moana dopo la morte abbia fatto delle cose che fanno normalmente vivi, un po' sì, improbabile. La stessa Camera di Commercio di Roma. Forse bisognerebbe chiedere a Michele, all'arcivescovo Giordano, magari se c'è un discorso delle anime, magari che sono la reincarnazione, forse in questo modo, forse sarebbe... Comunque Giordano oggi ha qualcosa in più da vedere. Sì, anche perché ormai è pensionato Giordano, sì. Almeno sulla... il marito... Bene. A questo punto io mi fermerei un attimo perché c'è la pubblicità che incombe e poi subito pubblicità ascolterei un'altra canzone appunto di Fabrizio De André, che è Città Vecchia, una canzone molto bella dove in qualche modo è un attacco contro l'ipocrisia che spesso avvolge molti settori appunto della nostra società. Linea alla regia, prima ci ascoltiamo la pubblicità e poi naturalmente consigli per gli acquisti, diceva qualcuno una volta, io però non voglio nominare quel qualcuno, e comunque Città Vecchia dalla voce di Fabrizio De André. Poi ritorneremo. Siete su Radio Roma. Ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Fabrizio De André, che insomma va in qualche modo a toccare un po' tutti i lati ipocriti del nostro tessuto sociale, e a questo punto ritorniamo ancora in studio a parlare dell'argomento in questione, appunto la scomparsa o non scomparsa appunto di Moana Pozzi, oltre alle dichiarazioni appunto di questi giorni del suo ex marito, e con Brunetto Fantauzzi e Loredana Bontempi. Però abbiamo in questo momento in diretta quello che è stato lo scopritore, un po' il costruttore diciamo dell'immagine appunto artistica di Moana Pozzi, considerato spesso nelle cronache giornalistiche il re del porno. Comunque noi è un grande amico appunto di Radio Roma, una persona insomma sicuramente di grande spessore per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Sto parlando di Riccardo Schicchi, benvenuto a Radio Roma Riccardo. Grazie. Buonasera, buon pomeriggio, cioè, so che sei in campagna, se vi abbiamo disturbato per farti intervenire, ma non potevamo escluderti da una conversazione di questo tipo. Allora, diciamo in questo momento stavamo parlando appunto con Brunetto Fantauzzi qui in studio a Loredana Bontempi del fatto che Brunetto ha un po' ripercorso quello che è stato un po' l'escursus biografico appunto di Moana dall'86 al 91, in cui ha fatto diciamo ha frequentato molto i set porno fino al 91 che, come dice Brunetto, è stata sdoganata in qualche modo e si è lanciata un po' nel mondo dello spettacolo a 360 gradi, diventando poi quel personaggio che poi è stato mitizzato appunto dalla storia delle cronache appunto italiane. E Brunetto ha prodotto moltissimi documenti che dimostrerebbero la non morte appunto di Moana, il fatto che Moana non che sia via, magari che non sia morta. E tu Riccardo come vedi questa cosa? L'ho vista di tutti i colori mi pare in questi anni. Io credo di essere stato l'unico a non approfittare della morte di Moana, di non aver mai percepito compensi, di non aver mai venduto nulla della storia di Moana, di aver tenuto molti segreti. Devo dire che le fantasie sono enormi da parte di un po' di tutti. Se questo è amore, spero di sì. Anche l'ultima storia di Antonio Di Cesco che dice che per amore ha accelerato la morte di Moana. Sì. No, un attimo, c'è un problema di audio, un attimo. Sì, perciò diciamo che in questo